Come promesso, ragazzi, andiamo a caccia dei mostri su Fisherman's Bite 3. Volevo fare una precisazione. Ieri vi ricordo che ho staccato in quell'attimo in cui non riuscivo a battere il campione dei pesci specifici perché non riuscivo a beccare la trota. Mi ci sono giocato da solo, cioè l'ho giocato, mi ci sono giocato, mamma mia. L'ho giocato da solo per fatti miei, l'ho battuto e niente, alla fine. Sono diventato il campione dei campioni, ho fatto il salvataggio e amen, ragazzi. Perché fidatevi che è durata un bel po', prima di riuscire a batterlo, quindi ho fatto bene a staccare la live. Fatta questa premessa, raga, sto gioco non so perché, neanche YouTube lo trova. Né col nome Giappo, né col nome questo qua Val, né col nome americano, Beagle Bass 2. Il nome Giappo dovrebbe essere Exciting Bass 2. Non lo trova, YouTube non lo trova, è difficile. Quello Giappo su eBay si trova, Costa anche poco, quindi se volete la versione giapponese la potete utilizzare. Ciao, bello! Quindi continuiamo intanto. Eccoci qua. Che ti sei perso? Ho cominciato Wolfenstein del 2009. Questo ed è un gioco molto particolare. Cioè, è comprensibile perché abbia avuto lo scarso successo, il dimenticatoio, eccetera. Adesso invece andiamo a caccia di mostroni. Ehi, perché non mi legge il... Perché non mi leggi il coso? Contrattempo della diretta. Sono configurati i pulsanti, quindi non capisco. Andiamo con Sanpei, sì. Non me lo ricordate, Sanpei, che ogni volta che mi ricordi penso al fatto che mi piacerebbe comprarmi la... Io ce l'ho in osservazione, la saga completa. Non so perché a prima cosa non me l'aveva data. Results, vediamo. Aspettiamo. Era dove si vedevano tutti i pesci. Ah no, ok, me li segno i pesci che ho preso, perfetto. Dai, allora andiamo a fare questa benedetta campagna mossi. Quanto tempo che non vedo sempre? Non l'hanno più mandato in onda, effettivamente. Però io devo dire che non guardo spesso la TV. To all the people who dedicate their love to monster fish. The sparkling scales, luminous fins, rich red gills, and that smooth, luxurious skin. Monster fishes charm people with their existence and give exciting battle to anglers all over the world. I am enchanted as I see them swim like kings.
and at the same time can't help but to be sad to see them behind a glass cage. I have created the World Monster Graphics so I can share this deep feeling with everyone. I will do my best to spread the magnificence of monster fish to the very significance of their existence. World Monster Graphics, Editor-in-Chief Jennifer Clam. Have you read what I said? Good! I'll see you in my office. Tutta sta roba in un gioco di pesca, Raga, questo è assurdo, ci sono pesci assurdissimi in questa modalità. Per sbloccare una zona speciale bisogna fare adempiere dei compiti. Se ti dice quello che devi acchiappare. I'm glad you came. Recently there's been talk about a gangly fish appearing in American Lake Park that steals picnic baskets. I believe it was a scud bass. No, wait. Or was it an ICBM bass? No, that wasn't it either. Oh, what was it? In any case, I want you to go find the suspect and its partner in crime and interview them. The military is going way over their heads with closing the lake to the public. But not to worry. I have things settled with the president. Dobbiamo acchiappare il Patriot by Screen. Oltre i 7 kg. Aspetta, provo a vedere un attimo l'altro obiettivo. Subdark, Turquoise e Patriot Bass. Ok. Grazie per ricordare tutto ciò. Sì, ho anche un giveaway in corso per tutti gli abbonati. Comunque, Belloc, per rispondere a te prima, scusami, mi sono concentrata ad ascoltare il gioco. Per me Senpai non scomparirà mai, perché appena avrò occasione mi compro la collection. No, magari, magari. Però li comprerò, se ne avrò l'occasione. Lo devo prendere di 7 kg, porca miseria. Ho questo desiderio di DVD da Sanpei più o meno da tanto tempo. Tanto, veramente tanto tempo. Per i pesci quelli belli grossi. Questo qua è molto ideale. Ah, qua non c'è tempo, non c'è nulla che ti fa presto. Semplicemente quando becchi... perché il pesce completo. Non sbaglio, questo è il turquoise. Però mi pare che la serie da qualche parte me la scaricare.
John! Ma io spero di sbloccare quella vasca che vi ho detto, perché ragazzi mi sta veramente lo sfacello dentro. Sì, sì. No, no, a me piaceva sempre. Mi è sempre più affascinato il mondo della vespa. Anche se l'ho abbandonato. Anche se l'ho abbandonato. Lo perseguo dentro i videogiochi, però. Là mi piaceva sempre. Ma Sanpei è una serie a cui sono affezionato, mi ricorda un po' di fa. Pensavo fosse la manta. Tasci sua. Molto folcorissimo. Chissà se quelle leggende sono vere, quelle che c'erano in San Pedro. Oh, bello, bello, quello rosso mi interessa. Vieni, vieni, vieni. Vieni qua. Piano, piano. Oh, merda. Ah, porca miseria, si è agganciato da solo, non stavo toccando niente, va. Tsukinoko. Non mi ricordo, non mi ricordo. Mi ricordo vagamente le cose di Sanpei. Allora, Stealth Day mi manca. Patriot Best l'ho preso. Quasi l'ho preso. Manca lo Stealth Ray. Lo Stealth Ray, quello che non mi ricordo. Ah, non lo sai che Metal Gear Solid. Vabbè, ce n'erano un sacco di pesci a forma di serpente. A me mi faceva ridere quando, per esempio, mi ricordo un episodio dove cattura un pesce che è tipo enorme metallicatore, metà carpa gigante, e lo cattura con un bastoncino che c'è legato tipo un mulinello, tutto di legno con la lenza e basta. Alzo un po' per sopra gli scogli, lo cattura così. Stealth Ray 840 grams. Not game fish. Come no? Thank you.
Sean! La gara invece di lancio, te la ricordi quando fanno la gara di lancio? Non è di 7. Pesce dello zio Sam, sì. Pesce Murica, quello. Sono questi schifi piccoli, vai, vai, vai via. Cioè, come cazzo devo beccare questo? Qua vedo tanta roba, vai. Vedo tanti pescetti. Vabbè, ma si è aggrappato lui. Ariechide. Clown bike, not game fish. Come risposto alla gara, non te la ricordi? Quando fa vedere che fanno tipo le scene che tipo che girano, rotiano e poi lanciano la lenza, facevano la gara a chi la tirava più lontano. Excellent job. Now I can finally go picnicking wearing this outfit. Oh, you took pictures. I see. Might as well use it for the next issue. Congratulations. No, era con le canne modificate, non lo tiravano a mare, stavano tipo su una spiaggia e lanciavano il piombo. C'era il piombo legato alla fine della lenza. Se non sbaglio è dove fa la prima apparizione quello che c'ha l'occhio sfregiato pure. Che è tipo il campione da battere. Thank you.
Sì, quello è quando vanno nelle paludi. How are you? There's been a report that some fish called the Jack Anarchy is running amok in European Lake. And it's attacking my nemesis, my friend, the Queen of Scalen's fish. Oh, I've got an idea. I want to present the Jack Anarchy to the Queen at her next ball. Don't you think it's a splendid idea? Don't forget to get some small fish to decorate the main dish. And oh, this will be the cover of the next issue. Watch out for imitation brands, like some designer merchandise. Questo è un gioco di pesca, raga, ve lo ricordo ancora. Pasta, un pesce che si chiama pasta, raga. Un pesce che si chiama pasta. Comunque mi ricordo anche la storia di come si sfregiò l'occhio quello là, eh. Ah, questa è la zona dove ho detto che ci stavano i pescioni assurdi. Pasta e fagioli. Sì. Ah, per 2 kg non ho già. Mi pare che tipo il padre si fissò con la cattura di un pesce, non badava più al figlio. E il figlio una volta mi pare che lo corse dietro. Papà, papà, basta, quello andò a lanciare la lenza, stracchere. Io voglio beccare il pesce che si chiama pasta, però dai. Spettacolo di nome, pasta. Non a caso siamo in laghi europei, quindi. No, ha perso interesse. Fish on! Io ce l'ho sempre la voglia di vedermi sempre. Vedo l'ora di beccarmi quel pack di DVD. Kingdom. 18 kg, ragazzi. Average. Ed è average. 1,20 m average. Infatti, mi ricordo, questo è uno di quei pesci che si piglia tipo tutto lo schermo quando lo becchi. Se becchi un monster. Ora è difficile da tirare su. Fish on! Dai, un bel pasta, dai. Ma chi cazzo l'ha dato l'ordine? Ah, quello quando beccano così. È pure piccolo, porca miseria. Eccolo là, il pasta, forse è quello. Four.
pescatori e grandi orecchie a sventola, sorriso di sole sante. Ah, boccherà, che hanno fatto di magia. Mario the pesce boccherà, pesce spada carpa che sarà. Bello grosso, guardalo. Vieni, zio. Zio, vieni qua, zio. Questo è il pasta. No, questo non è il pasta. Una vecchia scarpa non sarà. Ah, è il pasta, mi ricordo bene. Eccolo qua, il pasta. Guardate i colori, ragazzi. Io ero piccolo, non ci facevo a casa. Guardate il colore di questo pesce. Si chiama pasta. Guardatelo, guardatelo. Avete visto? Dai, cosa hanno voluto dire, dai. Bravissimo. Verde, bianco e rosso. Si chiama pasta. Magnificent! I will grant you the title of knight for your atonement. Let me think. How does knight of fishing sound? Knight of fishing. You can specialize in night fishing then. Oh? I see you're not laughing. I've got to polish my sense of humor more. Questa è la prima volta che noto questa cosa. Io quando ero piccolo non ci facevo caso. Basta! Dai. Ah, questi si stanno sbloccando altre tre zone. Facciamo così, mi faccio un'altra zona e poi le altre tre le faccio la prossima volta. Anche perché mi devo ordinare la pizza, quindi... Asia Stage. Konnichiwa! Konbanwa! Questo è un gioco di pesca. Shenron Yue from the 5,000-year-old Chinese legend has been discovered. I prepared a special tank for it already. The legendary fish of mystery. It's mine. All mine. Fufufu, perché la risata l'hanno tradotto fufufu? I'm planning to have this as the spotlight for the next issue, as well as adding a touch of the Orient to my collection. Let's see. I want the biggest one possible. I'll be waiting for the good news. Xie xie, zai chen. In Yang Bass. Quell'altro non l'ho letto. Pesca, se no, ma qua lo avevo detto, la sezione dei mostri è assurda. Da che colori che c'ha sto lago? Fish on! Dalla quanto è grosso, vedo, eh? Il salmone più gigante del Canada. Siberian Tiger, 7912. Ragazzi, sto pesce è 1,60 m. Monster. Pesa 7000 grammi. 79 kg dovrebbe essere. È un coso abnorme. E l'ho tirato su con una canna così.
Guarda questo quanto è grosso, va. Ci faccio un F1, che noio, vero. Ah, musichetta. In un lago? Vabbè, si chiama World Monster. Questo è talmente grosso che non ci vede, solo il muso ci entra nello schermo. Ed è piccolo, raga, il piccolo 4,11 metri, è piccolo. Il pasta, sì, è spettacolare. Ma già il nome che si chiama fa, un pesce che si chiama pasta, è spettacolare. Oh la madonna! Vieni qua, vieni! Stava in Europa il pasto. Ma questo manco l'occhio c'entra. Allora è sempre 5 metri, eh. È piccolo. Ah no, è monster. Ci sta. Minchia, era enorme, spiava tutto lo schermo. Allora, che devo prendere? Il Ying Yang Bass. Ho capito qual è lo Ying Yang Bass. Tiro fuori il cracker. Oh, ma guarda qua quanto è grosso. Mo che termini questa modalità ti sblocca. Vai via, pizzerello. Ti tiro su a te, vieni qua, voglio vederti. Mo che termino tutte queste zone, se non sbaglio sblocca una roba veramente che ci sono dei cosi dentro assolutamente enormi. Questo non è un pesce del gioco, però lo voglio vedere. Quanto è grosso. 440 kg. Allora, Ling Yang dobbiamo beccare. Ling Yang, ho capito, è quello bianco e nero, l'ho visto. Non sei tu? Guardate che bocca che tiene sto pesce. Oh, lo voglio vedere, aspetta, guarda, mi fa ridere. È così. Il kabuki. 3859 grams. Eccolo là, lo Ying Yang. Molla, molla, no, mortacci tua. Dimmi la verità, raga, ho fatto un po' la passione per i giochi di pesca. Ying Yang, mio. A proposito di Yakuza, ieri ho visto Critical quando gli ho fatto Lost, che giocava a Yakuza e stava pescando. Quello della sega era spettacolare. A me piaceva quello della sega e quello di Salt Water. Li ho portati entrambi. Salt Water, mi ricordo, c'era proprio la postazione, ti sedevi dentro
Era fatto tipo quello delle macchine, tipo i giochi dove ti sedevi dentro con le dove guidavi le macchine, solo che c'era la canna da pesca, c'avevi sto monitor gigante davanti e tiravi sui pesci. E mi ricordo che la canna da pesca reagiva. Ero veramente appassionato, mi piaceva un sacco. Gorgeous! Gorgeous! The legendary fish of the Orient, swimming in my tank! It's a little smaller than what I wanted, but this is perfectly my image. It won't be long until my tank is filled with rare fish from all over the globe. Oh, what's with the commotion around my tank? An international issue, maybe. Congratulations! Gente guida. Signorina, lei non mi piace. Infatti, povero pesce, visto come l'ha incastrato dentro. Dentro la roba lì. Vabbè, raga, le altre tre zone, queste qua, me le gioco la prossima volta. Dai, faccio un altro gameplay dedicato. Lo faccio volentieri perché Fish Must Bite sempre nel cuore. Vi saluto, raga, la live termina qui. Perché devo andare a prendermi la pizza da solo e perché poi dopo, come ben sapete, il venerdì c'è Ciao Darwin, che mi piace seguire. Lo so, è un programma ignorante, però mi piace seguirlo perché lo seguo da quanto ero un preadolescente, quindi concedetemelo. Pare la mappa di Street Fighter. Ma lo sai che è vero? Lo sfondo azzurro ricorda la mappa di Street Fighter. Avrei potuto continuare un po' di più, però raga, la cena me la devo fare io, quindi purtroppo devo staccare un po' prima. Ci vediamo. Mi dispiace perché tra l'altro ieri pure ho staccato a cena, però raga, ieri sono stato veramente male, non mi sono ripreso fino alle 11 di sera. E scusatemi, purtroppo sono un malato del cazzo, non ci posso fare nulla. Però spero che veniate comunque a darmi supporto. Fatemi sapere anche nei commenti in basso se vi ho fatto venire appunto la voglia dei giochi di pesca, se vi è venuta la voglia di rivedervi Sanpei, e se magari vi piacciono i giochi di pesca, quale preferite. E se venite pure sul mio canale Twitch oppure sui miei social, posso anche considerarmi contentissimo. A domani, raga, buonanotte a voi. Buonanotte, sono le 8 di sera. Vabbè, buonanotte, buongiorno, buonasera, qualsiasi orario voi starete guardando questo video. Un mega scalla ancora una volta. Mi raccomando, fate i bravi, altrimenti vi mando a casa quella cinese inquietante che ha chiuso quel povero pesce di 8000 metri dentro una vaschetta. Vabbè, comunque, c'è Momoko, raga. Andiamo da Momoko, dai, stasera andiamo da Momoko. Vediamo che chiacchiere, anche se c'è spaghetti che sta... Ah no, Uncharted. No, vabbè, niente. Momoko, ragazzi, Momoko per voi.